Bello, bello, oggi come incontro lungo lago, perché lungo lago di così. Caro sì. Giorgio, abbiamo. No, Giorgio, CG. Ciao a tutti. Abbiamo il CG meglio conosciuto come. Come il CG? No, nel senso, non è come Faciolino che si chiama Franco, però lo chiamano no, Massimo. No, io sempre Giorgio. Tu sei sempre Giorgio. Giorgio. Meglio, Giorgio CG. Il CG, ecco. Allora, noi oggi qui incontriamo il CG perché a parte lui si è fatto la bella passeggiatina, adesso ci riposiamo belli sdraiati sul lungo lago qui a Monte Viascone, perché parliamo di canto. Ah, quello... Parliamo di canto, cioè deve essere il CG. Con Franco poi di che sta a parlare. No, sì, perché? Perché adesso, terminata la stagione, canto anch'io. Sì, ha terminato il suo tour sulle sue serate, ha raccolto quello che doveva raccogliere, grazie a Dio. Abbiamo raggiunto l'obiettivo. L'unico dispiacere è che non ho potuto partecipare per motivi che impegni poi... professionali, sì, impegni sì. No, tour. Professionali no, vabbè, però no, c'avevo delle... degli impegni. Degli impegni, sì. Dovevi fare una serata, pure tu. Sì, sì. L'impegno professionale, tecnicamente no, artisticamente. Sì, certo. Sì, perché voi dovete sapere che ormai il CG è lanciato a tutta birra con le Ma questo tutto merito suo, eh. Ah, ecco. Sì, no, questo non è che no, lo dico. Aspetta, merito di canto anch'io. Diciamo più. Sì, per carità canto anch'io, però io sono partito perché a me mi è sempre piaciuto cantare. Soltanto che ero timido, non si direbbe, però è così. Ecco, no, infatti. Con Franco invece, adesso non mi ricordo l'anno. È qualche anno fa. Qualche sì. anno fa, via, diciamo. Ci vuoi fare una cantatina? Dice, no. Ecco, con Franco dice sì. Dice, lo sai, Giotte, che ti vedo bene? Dico, dimmi, Fra. Il clarinetto. Il clarinetto. Non a suonare il clarinetto. No, no. A cantarlo. A cantare di Renzo Arbore. Di Renzo Arbore. E da lì sono partito. Sì. E questo lo devo. Accanto anch'io. Sì, sì, accanto anch'io. Ecco, appunto. Allora adesso noi con Canto anch'io, che abbiamo raggiunto, dicevo, l'obiettivo di donare al reparto di radioterapia di Belcolle questa bella strumentazione per quanto riguarda la radioterapia di precisione, noi stiamo per organizzare una grande festa, un grande spettacolo con tutti gli amici di Canto anch'io, e questa volta non manco, e questa volta il CG non manca, non manca. Ah, però mi ha detto sbrigate perché devono avvedere al tiro. Ah beh, sì, è vero, sì, no. stasera c'è, no vabbè, però perché via, già, oltre alla passione del canto è un sfegatato interista. Vabbè, no, sfegatato proprio no, però sono interista. C'ha pure sto difetto. Ecco fatto. Poi, no, contro, pochi difetti. Poi oggi contro la Roma. Hai capito? Beh, allora dice, facciamo una cosa veloce. Sì. Allora, caro Giorgio, allora io ti devo chiamare Giorgio. Cioè, ma no, l'intervista vabbè, ufficiale. L'intervista, però il CG va bene uguale. Allora, ma chi è il CG? Allora, non ho mai chiesto. Il CG è nato da... eravamo piccoli. Un amico mio, Mauro, se non ricordo male, è scappato fuori il CG, CG perché deve abbreviare Giorgio, e niente, Giorgio mi sapeva troppo, sì. Sì, lungo, troppo lungo? Sì, troppo lungo. Non lo so, no, ci è scappato fuori sto sì davanti e è andato avanti il CG. Non era un nipote? No, un amico. No, visto un amico, è lo zio. Vabbè, sì, sì. A parte che ormai diventa un po' lo zio di tutti, no Giorgio? Quello sì, e mi fa solo che piacere. Quando mi chiamano il CG proprio sono contento. E poi ormai è anche il nome d'arte, dal momento lui fa le sue esibizioni, le sue è un intrattenitore micidiale. No, vabbè, ho visto all'opera il nostro Giorgio. Io te devo chiamare Giorgio. Vabbè. Il nostro CG, vabbè, in una serata dove intratteneva tutti gli astanti, era una festa. No, beh, quella sera però era aiutato, era aiutato dal sottoscritto. No, io ero lì pubblico, no, spettatore non pagante, cioè ero lì. Ho capito. Però mi ha fatto cantare. Questo sì. Sì, quello è stata una serata proprio bellissima. È un intrattenitore proprio a tutto spiano, con giochini, niente, cose, dopo, ecco, ha allargato la situazione. Sì, Fra, come non dicevo, tu da lì sei partito che mi ha fatto fare quella canzone, poi quando piano mai? Piano me so un po'. Hai visto? Mi sono attrezzato. Una seconda giovinizia. Sì, una sì. E adesso è il mio, come si dice? Passatempo. Il mio passatempo, sì. Hobby preferito. Io, chi mi chiamano, ultimamente ho fatto... a tutti. Ringraziamo, ho fatto pure un matrimonio e non mi era capitato mai. Dunque, si vede che perciò, ho divertito. Approfittate allora, potete chiamare il CG per fare le vostre serate, animazione, karaoke, di tutto e di più. Lui è disponibile. Ok. Perciò, sì, anche questo l'abbiamo detto, perché cantare fa bene.
è la cosa bellissima, è la cosa bellissima. Cantare, la medicina, vero? Cantare a me mi ha salvato, mi ha tirato su parecchio. Aiuta, sì, aiuta tanto, con un po' di problemi, e mi ha fatto tanto il canto, a me mi ha fatto tanto il canto. Perciò cantiamo, cantiamo, sì. Cantiamo. Sì, sì. Oh, a canto anch'io si può partecipare, chiunque, può partecipare. Certo, certo. Questo per quanto basta, riguarda... Basta chiamate Franco. No, chiamate pure a lui. No, vabbè. Io non sempre rispondo, vabbè. Potete chiamare anche Zingi. Sì, quello non c'è problema. Allora, per quanto riguarda la nuova stagione, che già si sta muovendo tutto, tu pensa, noi già abbiamo delle richieste per la prossima estate, per avere il canto anch'io in questi paesi intorno alla... Ci credo, ovra. Beh, no, mi fa piacere, con te, una con, grossa te con te, cioè, ve ne può. Pertanto, con te è sicuro che la giornata, che la serata è al top. Veramente. Allora, io devo ringraziare già tutti i comuni che ci hanno ospitato, da Vetralla, Capodimonte, Marta, ora saremo pure a Montefiascone, certo, a Tarquinia. Sì, sì. È stata veramente una cosa bella un po' per tutti. Ci siamo divertiti tutti e, come diceva la dottoressa Rosetto, il bello è perché si sta anche insieme. Insieme, sì, quella è la prima cosa. Un saluto alla dottoressa Rosetto, sì. Per carità, deve cantare pure lei, vero? Sì, sì, come no? Per la sera, la sera c'era pure lei, c'era pure lei a cantare. A cantare pure, con Alessandra. Sì. Eh sì, con Alessandra. Hanno fatto bella, una bella coppia. Mamma Maria. Vabbè, lanceremo il nuovo tormentone per quest'inverno per farli ballare. Karaoke a tutto spiano, però sì. Canto anch'io, ripeto, poi potete contattarci, perché già stiamo preparando il cast per la prossima estate, cominciamo adesso, noi facciamo le prove, abbiamo lo studio del Cuore di Rosalba per poter provare, lo studio non manca come. Allora adesso noi però andiamo di corsa, perché dobbiamo andare a vedere la partita, giù. No, ma ha fatto... Tu vada una parte, io vado un'altra. No, piacere, no, di più, mi ha fatto piacere di questo incontro insieme a Franco, lo stimo veramente. No, grazie. Allora, io vi ricordo ancora una volta, perché se volete avere una serata brillante, briosa, allegra, chiamate il CG. Che veramente ormai... Io sono pronto. Io allora, è la prima volta che ho assistito a una tua serata, deve essere, cioè, un domodo, no? Questa sera. Ora io l'ho visto all'opera... Tranquilli, chiamate il CG, successo assicurato. Va bene, allora, va bene. Caro Giorgio, grazie, salutiamo tutti da qui. Un saluto da Giorgio CG, mi raccomando. CG, raccomando. Dice, ma se magari se... No, il CG va bene CG, uguale. Va bene uguale. Ok, grazie, alla prossima. Buona serata a tutti.